Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere un altro accessorio che ho fatto per la RTI The Priest 2. È un rest posteriore, ma andiamo subito al dunque e vediamo come l'ho realizzato. Allora, non è niente di difficile. Attiviamo gli schizzi. Questo è il progetto. Ho fatto. Sono andato avanti e l'ho fatto diventare estruso. Quindi forma molto semplice, niente di che, passano due misure. Schizzo così si vede meglio. Ho tirato fuori il beccuccio per fare l'incastro direttamente nella sede originale. Qui ho disegnato per fare gli incastri della ruotina e gli spacchi per farla entrare. Buco passante per la vite che andrà dentro per fare poi da piedino e poi le varie aperture ricavate appunto da questo disegno. Da una parte più larga per far entrare praticamente la ruota, ma questa parte qua, questa sarà la parte dove si appoggia, quindi non si vede. Dall'altra parte è più stretto in modo che esce la rotellina per poi andarla a regolare. Andiamo avanti. Vi faccio vedere molto velocemente perché non è niente di così difficile da realizzare. Poi ho fatto gli spacchi in modo che si vada a incastrare nelle sue asoline. E qui due fori passanti per poi mettere le viti. Ho filettato praticamente la parte di qua in alluminio, così da questa parte ho messo le viti di tenuta, da come poi potrete vedere quando vi faccio vedere il risultato finale. Qui vabbè, piccolezze. Qui ho disegnato la ruota che andrà qua dentro. Dentro ci metterò un dado per barra filettata del 6. Qui ho fatto la parte sotto dove si appoggia il dado e qui la parte di chiusura. Dentro è vuoto. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Si vede. Praticamente qua ho detto dove bucare. E la parte di disegno è stata fatta. Poi ho realizzato questo qua che è semplicemente il piedino finale dove andrà il peso della carabina. Questo non sto neanche a farvelo vedere come l'ho realizzato, perché, vabbè, facciamolo vedere tanto per... Non sono altro che due cerchi estrusi. Prima uno, e poi la parte dentro. Poi ho arrotondato il tutto. Niente di che. Adesso andiamo a vedere come ho fatto per mettere dentro il dadino qua. La parte della stampa non l'ho fatta perché tanto ormai è sempre quella. Vedere una stampante che stampa ormai la trovate da tutte le parti, non sono stato a farlo. Comunque andiamo a vedere come ho fatto per mettere il dado.
Allora, stampa 3D. Allora, vi faccio vedere solo questa parte. Andiamo su corpi, corpo 3, che è questo qua. Vi consiglio sempre di non usare mai un corpo solo, ma fare più cose quando sono separate, così se dovete modificare, dovete fare qualcosa, viene molto più facile. Diciamogli ok, aspettiamo che si apre Fusion, scusate, cura. Ok, ingrandiamo un po'. Allora, io ho messo, aspetta che sposto la mia faccina, o faccio una, ho messo qualità 02, niente di che. Poi ho impostato niente supporti perché non c'è bisogno. Riempimento l'ho fatto al 55%, si può anche far di meno perché comunque rimane bello rigido. Comunque vedete voi, questo è il vostro piacimento, io l'ho fatto così. Allora salviamo, così va bene. Adesso facciamo seleziona, vogliono 8 minuti, ma prima di questo dobbiamo fare un lavoro per poter mettere il dado mentre stampa. Allora si va estensioni, post elaborazione, modifica il codice G. Aggiungi uno script. Pausa. Ti dice a quanti millimetri. Io non faccio a quanti millimetri, ma faccio a quanti layer. Come faccio a sapere a quanti layer? Adesso vi faccio vedere. Intanto accettiamo così. Chiudi. Qui mi segna che c'è uno script attivo. Anteprima. Fai seleziona perché bisogna dirgli che c'è lo script. Ok, adesso se andate a vedere quando abbassate, vedete che si apre. Qui, tac, vedete che si apre. Se io tiro su, a 24 è chiuso. A 23 è aperto. Cosa dovete fare? Al 23esimo andate sullo script e gli dite 23. Cosa succede? Quando lui stampa e appunto arriva al 23esimo layer, si mette in pausa la stampante, si sposta e voi cosa fate? Andate e mettete dentro il bulloncino. E ridate l'invio alla stampante. Fatto. La stampante, una volta che l'avete messo il bulloncino, si fa i cavoli suoi, chiude e avrete il bulloncino dentro alla vostra stampa e non si vede niente. Da qui si va alla stampante, si stampa. Adesso io qua non ve lo faccio vedere. Vi metto il risultato di come è venuta la carabina. Ci vediamo adesso nel filmato. Ci vediamo fra un pochino. Ecco qua il risultato, come viene fuori la carabina. Carabina viene messa così. Logicamente, se volete usarne uno più alto, basta cambiare sto pezzo, lo mettete più lungo. Io di solito lo uso così. Andiamo a vedere. Praticamente per regolarla potete regolarla sia da qua che sia da qua. Io mi trovo bene così. Logicamente lo girate, la carabina si andrà ad abbassare, quindi sparerà più alto. Alzando dietro, la carabina sparerà più basso. Proprio un concetto semplicissimo. Viene fuori praticamente così.
E questo è stato il lavoretto. Poi quando non vi serve potete benissimo o tirarlo su tutto oppure lo svitate del tutto. Questa non cade perché è incastrata dentro e via così. Rimane solo da divertirsi. Ciao a tutti e alla prossima.